Mentre il nuovo anno si avvicina, i consiglieri regionali della Toscana hanno condiviso i loro buoni propositi e obiettivi per il futuro e delineato le loro priorità per il 2024. Quello che si sta concludendo è stato un anno complesso, è vero. È stato il primo anno in cui siamo usciti completamente dalla pandemia, ma purtroppo è stato un anno segnato a livello internazionale da drammatici conflitti che hanno provocato e stanno provocando migliaia di morti, di cui tanti, purtroppo, bambine e bambini. Per noi toscani è stato l'anno di una alluvione terribile che ha provocato morti, che ha provocato danni consistenti ad imprese e famiglie. Ma in queste difficoltà ancora una volta abbiamo avuto prova dello straordinario cuore delle toscane e dei toscani. E allora il mio pensiero oggi va a tutte le volontarie e volontari, a tutte le donne e gli uomini che quotidianamente con le loro professioni si mettono al servizio degli altri. E questo lo spirito e il valore più forte della nostra regione. E la mia speranza, il mio auspicio è che possiamo contribuire tutti insieme a renderlo ancora più forte per essere ogni giorno capaci di dare risposte concrete a chi soffre e vive condizioni di difficoltà. Permettetemi un ultimo pensiero particolare, voglio rivolgerlo ai nostri giovani. Auguro loro di essere protagonisti della ripartenza della nostra regione e di contribuire a costruire una Toscana migliore anche grazie alle opportunità che arrivano dall'Europa. Buon 2024 a tutte le toscane e a tutti i toscani. Ma siccome quando arriviamo in questo periodo a ridosso delle feste di Natale, il nuovo anno, è usuale fare gli auguri, io vorrei augurare a tutti i toscani e a tutte le toscane salute e lavoro. Ecco che noi stiamo facendo scelte per cercare di tutelare la sanità pubblica e stiamo cercando di fare delle scelte con questo bilancio che prevedono tanti investimenti per quanto riguarda la difesa del suolo, che contiene risorse per quanto riguarda le famiglie e i territori che hanno subito l'alluvione, che aumenta le risorse per i giovani, che aumenta le risorse per il sociale, quindi un bilancio che vuol tutelare le fasce più deboli. Un bilancio che vuol tutelare le imprese senza l'aumento dell'IRAP e anche con importanti risorse per quanto riguarda le politiche attive. Questo è quello che noi ci auspichiamo per i toscani e coerentemente cerchiamo di operare attraverso risorse che si trovano nel bilancio e attraverso le politiche che metteremo in essere attraverso l'azione del Consiglio, ma soprattutto del Presidente e della Giunta. Allora, sicuramente ci proponiamo un'attenzione particolare, saremo anche noi lì a controllare l'operato della Giunta regionale e anche del Governo in questo per quanto riguarda l'alluvione, sperando di poter dare un conforto a tutte le aziende e tutti i cittadini che ancora oggi vivono in delle condizioni disagiate dovuto all'alluvione che il 2 novembre ha colpito la Regione Toscana. Poi andando più sulla parte politica, sicuramente abbiamo due importanti appuntamenti. Il primo è quello delle amministrative di giugno, in cui abbiamo quasi 190 comuni al voto e sicuramente uno degli obiettivi più importanti è quello di aumentare i capoluoghi in Toscana, quindi la vittoria di Firenze, la vittoria di Livorno e la vittoria di Prato, perché questo progetto è un progetto di centrodestra unito, un progetto serio e soprattutto è un progetto che ci fa sognare, sperare in funzione di Toscana 2025, che è il grande obiettivo che come centrodestra ci siamo dati nei prossimi due anni. Tutto parte dalle amministrative. Il secondo obiettivo è quello sicuramente delle europee,
un obiettivo grande, un sogno grande, però noi ci teniamo a dire che siamo pronti come centrodestra anche al governo dell'Europa, perché stiamo dimostrando come si cambia volto anche a una nazione. E poi l'obiettivo personale, diciamo, del gruppo Lega a livello regionale è sicuramente quello di una riforma sanitaria, perché vedete l'80% del bilancio regionale verte sul sistema sanitario e siamo stanchi di ricevere quotidianamente segnalazioni da cittadini che devono attendere 7, 8 mesi, 10 mesi, un anno per poter fare una visita, 2 anni per poter fare un intervento, oppure doversi recare al privato e magari togliere quei soldi nel salvadanaio delle famiglie della Toscana per poter fare una visita, un controllo, perché la salute deve essere al centro della politica, della buona amministrazione. Quindi quello che più di tutti ci auguriamo è che da gennaio si riparta con una discussione seria sul sistema sanitario regionale e che finalmente si evitino sprechi, si evitino assunzioni degli amici, ma si faccia tutto in funzione per un bene più grande, un bene collettivo, che è quello di garantire in primis la salute ai cittadini toscani. Io mi auguro, ma non ho dubbi di questo, perché per fortuna i segnali stanno arrivando, sia l'anno del lavoro e dei giovani, l'anno in cui il Paese riparte appieno con l'occupazione. Sarebbe un sogno di tutti, pensare che i nostri ragazzi, le nostre ragazze, i nostri neodiplomati, i nostri neolaureati possano tornare a sognare una carriera dignitosa e florida nel proprio Paese, senza dover pensare a dove andare oltre confini per affermarsi e per avere una carriera dignitosa. L'aver iniziato a cancellare quei dispositivi assistenzialisti che a niente servivano se non a sperperare soldi e essere tornati a investire in politiche attive per il lavoro ci fa ben sperare. Speriamo che l'anno prossimo sia l'anno in cui veramente l'orgoglio italiano, che già piano piano sta tornando fuori dai confini, inizia a ritornare anche ai nostri ragazzi, ai nostre ragazze, in chi si avvicina al mondo del lavoro, a chi inizia a lavorare, a chi intraprende un'iniziativa imprenditoriale, a chi riscopre il mondo dell'agricoltura, che è un mondo che sembrava abbandonato e che oggi sta rinascendo in Italia. Quindi l'augurio di un 2024 è un augurio per un 2024 di ripresa, di lavoro e all'insegna dei giovani. Noi, per quanto mi riguarda come Movimento 5 Stelle, continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto, ossia il nostro lavoro di controllo, a volte anche di proposta, ma devo dire la verità, non con molto successo. Per dire, io ho fatto una proposta di legge sulla regolamentazione delle sostanze d'origine, e qui lo voglio dire, mi fa piacere l'occasione che lei mi offre, perché questa proposta di legge è stata fatta con dei tecnici chimici bravissimi, non certo campata in aria, giace nei cassetti della Commissione Ambiente per la prima discussione da quasi un anno, se non di più, e se ne sono perse le tracce. Quindi da parte nostra ci sono state anche delle proposte, e io preannuncio già che presenterò una nuova proposta per la ripubblicizzazione dell'acqua, sarà la terza. Questa volta voglio vedere di eliminare qualsiasi appiglio per la maggioranza, per poterla anche solo portare in discussione, perché le mie proposte di legge non sono mai arrivate in aula, e questo la dice lunga sulla clima di collaborazione e di reciproco rispetto fra forze politiche. Questo la dice lunga. Per quanto riguarda l'attività di controllo, noi non facciamo altro da 4 anni, quindi sicuramente continueremo a farlo al nostro meglio. Un anno importante, il 2024, che mi auguro possa portare innanzitutto la pace laddove ci sono dei conflitti così vicino a noi, non soltanto nella striscia di Gaza ma anche in Ucraina, senza dimenticare tutte le situazioni che sono presenti nel nostro paese di difficoltà. Bisogna stare vicini alle persone che maggiormente hanno sofferto di questa condizione economica difficile, e bisogna che la Toscana giochi un ruolo protagonista verso l'Europa. Sarà un anno importante dove tanti cittadini nel mondo andranno a votare, più di 4 miliardi di persone saranno chiamati a votare, e mi auguro che sia un anno dove a livello globale, a livello europeo, ci possa essere una distensione del clima sociale che si è determinato, e mi auguro che la Toscana ne sia protagonista. Nel nostro,
ruolo dovremo aiutare i cittadini toscani ad uscire da una condizione di difficoltà per quelli che hanno subito l'alluvione e supportare, diciamo, famiglie e imprese e soprattutto i giovani verso un anno che possa essere, diciamo, di ripartenza effettiva dopo tante difficoltà vissute in questi anni precedenti. Nella sala degli affreschi di Palazzo del Pegaso si è tenuta la cerimonia di premiazione dei comunicatori toscani 2023 per riconoscere il coraggio e l'impegno di 6 giornalisti di pace. I premiati: Alfredo Bosco, Lucia Goracci, Gianmarco Sicuro, Gabriella Simoni, Elena Testi e Fabio Tonacci, sono stati inviati in zone di guerra per raccontare storie spesso dimenticate. Il premio Comunicatori Toscani 2023 è indetto dal Corecom regionale e rappresenta un significativo riconoscimento per questi professionisti che si sono dedicati a dare voce a coloro che altrimenti rimarrebbero in silenzio durante i conflitti. Nel corso della cerimonia, Damiano Cherma dell'Università di Firenze è stato premiato per la miglior tesi di laurea magistrale in comunicazione discussa in un Ateneo della Toscana nel 2022. Consentitemi di ringraziare il Corecom, il suo presidente Meacci, per aver scelto come comunicatori dell'anno toscano i nostri giornalisti toscani inviati di guerra. Svolgono un lavoro unico, riescono a raccontarci quanto accade in territori lontano da noi, in cui la violenza sta nella vita di ogni giorno. Attraverso le loro parole riescono a costruire spazi di verità che noi dobbiamo saper cogliere. Ogni guerra provoca e porta con sé violenza, angherie, morti, e loro, attraverso le loro parole, attraverso i loro articoli, provano a raccontarci la loro verità su quanto accade in questi territori così lontano da noi. Dico sempre, e l'ho detto anche ringraziandoli, e lo dico alle ragazze e ai ragazzi più giovani, di non essere mai indifferenti, di seguire quello che accade da noi nei territori più fragili, quelli colpiti da una guerra, di comprendere, di capire, di approfondire. Per comprendere, capire e approfondire è fondamentale il lavoro che loro svolgono. E a loro grazie di cuore per quello che fanno, mettendo a rischio anche le loro vite per la nostra verità, per avere la verità, per porci la verità e per la nostra libertà. Sì, abbiamo riflettuto che quest'anno fosse fondamentale dare un riconoscimento come comunicatori toscani dell'anno e come Corecom a quei giornalisti che da anni e soprattutto in questi ultimi anni sono molto impegnati nei teatri di guerra, e per noi il messaggio è quello di dare un riconoscimento agli inviati di guerra, ma perché per noi sono anche una sorta di inviati di pace, perché raccontando la drammaticità, le stragi, la sofferenza, il dolore di queste guerre così atroci, ci mandano anche un messaggio generale che da queste guerre bisogna uscire, da questi conflitti bisogna uscire attraverso la documentazione, come fanno loro, giorno per giorno, dei fatti. E come ha detto anche proprio Papa Francesco recentemente, c'è un tema proprio di dare comunicazione a partire dai fatti, dalla verità dei fatti, e loro fanno questo lavoro importante, e per noi è anche un riconoscimento a dei toscani che appunto sono legati dalla nostra regione, e per noi è un momento anche di gratitudine per un lavoro così importante e prezioso. Per la Toscana è una prima volta molto importante, e mi auguro che si inauguri una tradizione di premiare coloro che si assumono il difficile compito di raccontare la verità, o quanto più possibile la verità, su fatti così drammatici come le guerre nel mondo, perché noi non smettiamo di fare la guerra, e benché sappiamo quanto sia desiderabile la pace. Questi corrispondenti si assumono l'onere di darci tutti gli elementi possibili per poter maturare giudizi e desideri di pace. Il loro è un grande compito, è bene premiarli e riconoscerne il valore, ed è bene anche fare di queste professionalità dei fattori di ispirazione per tanti cittadini e cittadine più giovani. Perché appunto sperare che altri possano assumersi questo compito e questa responsabilità, e favorire, perché fare in modo che questo avvenga,
può essere un buon modo anche per noi istituzioni per svolgere al meglio il nostro compito. Sì, capitano situazioni in cui sicuramente rischi la vita, ma non è quello a cui pensi quando vai in determinati contesti, quando scegli di farlo. Pensi a raccontare più possibilmente in maniera più vicina quello che sta accadendo e la verità di quello che incontri, dei volti che vedi. E purtroppo è un mestiere molto difficile che si scontra anche con situazioni che non è sempre possibile raccontare, quel che dicono sempre tutti, anche colleghi molto più esperti di me, che quello che muore in guerra è sempre la verità come prima cosa. Ecco, il nostro compito è cercare invece questa verità, andare sui luoghi e andare anche dove è molto difficile arrivare. La questione più complicata per quanto mi riguarda, ma penso anche agli altri colleghi, sia la verifica delle notizie su teatri di guerra, perché è sempre in funzione H24 la propaganda di entrambi i lati, di entrambi le parti in conflitto, quindi diventa davvero complicato poi stabilire con esattezza quello che succede, perché questo è una costante in ogni guerra. Le due parti in causa tendono o a minimizzare o a esagerare una cosa, quindi a me è successo per esempio in Ucraina di andare al seguito di notizie che erano state fatte filtrare, notizie ufficiali dal governo ucraino, di una fossa comune con 150 persone dentro, ucraini uccisi, che si volevano essere uccisi dai russi e anche torturati. Quando poi sono andato nel villaggio dove era successo questa cosa, c'erano 150 morti, ma non c'era nessuna fossa comune, non c'erano state torture. Ma questo perché? Perché poi le due parti tendono a esasperare quello che è già esasperato, a esagerare quello che è già esagerato. Quindi per noi è complicato capire dove sta la verità. L'unica cosa che puoi fare è tornare proprio alle basi del mestiere, andare, vedere, cominciare a chiedere, a parlare con le persone. Tante volte però non riesci, perché ad esempio in questa guerra, nell'ultimo, nel conflitto israelo-palestinese, in questo caso la striscia di Gaza non è accessibile a chi è giornalista internazionale e sta in Israele, e quindi lì diventa tutto molto complicato. Etica, la voglia di andare a vedere davvero, di non cedere ai personalismi, di essere testimoni e non protagonisti, di non scambiare, soprattutto chi fa televisione, lo schermo per una platea dove far vedere chi si è, quanto si è coraggiosi, quanto si è rischiato. Ricordarsi sempre che noi siamo delle persone che passiamo in una guerra, che abbiamo il dovere morale di raccontare quello che succede per chi non ha scelta e per chi da lì non può muoversi. E insistere con tanta testardaggine, che è la parola che oggi abbiamo usato di più, per andare a vedere lì dove non vogliono che noi andiamo a vedere. C'è sempre qualcosa in una guerra che le potenze non vogliono che noi vediamo. C'è questa mania di intrupparci e farci vedere quello che loro vogliono. Noi dobbiamo cercare di andare a vedere quello che gli altri non vogliono farci vedere e raccontare tutto. Poi a farsi un'opinione ci penserà l'opinione pubblica, a prendere le opportune decisioni ci penserà la politica. La politica non deve, come dire, partire prima del giornalismo, ma casomai decidere dopo. La mia tesi prova a portare uno sguardo interdisciplinare su quella pratica di appropriazione della musica da parte degli attori politici che è diventata una tradizione nel corso degli anni. Quindi quell'uso in campagna elettorale di elementi della cultura pop, in particolare della musica, della popular music, da parte di attori politici per riposizionarsi, per darsi, oltre che un volto, una colonna sonora per il pubblico. Ma ho preso specialmente da quell'ambito già affermato, dove già esiste una tradizione di campaign songs, che è quello anglosassone e in particolare statunitense. Quindi questa tradizione ultrasecolare di utilizzo appunto di diverse forme musicali nel corso degli anni per dare sostegno, creare nuove forme di endorsement e specialmente per trasmettere valori e associazioni da parte dei candidati.